Oggi ti racconto una storia che mi ha appassionato fin dall'inizio ed è la storia di un'azienda che stava per dichiarare fallimento, ma che poi per una genialata ha inventato questo modello di auto che l'ha salvata e ha riscritto la storia delle Roadster. All'inizio degli anni 90 Porsche era sull'orlo del fallimento. Vendeva meno di 15.000 auto l'anno in tutto il mondo, di cui 3.000 solo negli Stati Uniti. Costava troppo realizzarle e questo finiva per metterle così fuori mercato. Da qui l'idea di introdurre un entry level meno costosa da affiancare al mito della 911. Parliamo della Porsche Boxster, la prima serie, ed è quella che ha rivoluzionato l'idea delle cabrio a due posti nel mondo Porsche. Per la prima volta nella storia del marchio Porsche è stato scelto un nome di un modello invece dei tradizionali numeri. Boxster deriva dalla crasi delle parole Boxer, che identifica il famoso motore Porsche a 6 cilindri contrapposti, e Roadster, che va a definire una cabrio a due posti. Nasce dall'idea della Carrera 911 modello 996, quella che ha fatto tanto arrabbiare i porschisti più convinti perché abituati al modello Carrera 993, ultimo esemplare Porsche ancora raffreddato ad aria. Come la Carrera 996, dalla quale questo modello prende sia il muso anteriore che gli interni. Ma perché nel 2024 comprare un'auto del 1997? Prima di tutto perché è una Porsche. Beh, questa signorina di 27 anni, portati davvero bene, è iscritta a ASI con tanto di targa oro, e in questo caso significa un mantenimento annuo praticamente pari a zero. Ma come si può notare, le linee e le curve di una Porsche di 27 anni si fanno ancora notare al pari di quelle moderne. Andiamo a fare un giro. Il motore di questo modello non è uno di quelli esasperati come il 3002 della versione S. È il 2005 con 6 cilindri e 204 cavalli. È un'auto secondo me concepita per il passeggio. È una di quelle auto secondo me da acquistare per fare le belle passeggiate con il tetto aperto. Vero anche che parliamo di una Porsche. E una Porsche non è un'auto che va piano. Con i suoi 6 cilindri e i 204 cavalli è un'auto che con il suo peso vola. Parliamo di un'auto da 220-230 km/h che si raggiungono veramente in un soffio. Per essere un'auto veramente bassa, la seduta è comunque comoda. È un'auto che si può usare in città tutti i giorni come fosse un'utilitaria, ma appena si superano i 4.000 giri si riconosce che è una Porsche. E superando quei famosi 4.000 giri si sente anche subito il rumore corposo del motore, e ogni volta che affondi sul pedale dell'acceleratore c'è sempre un certo entusiasmo. Come detto, è una macchina di ormai 27 anni e quindi va trattata come una bella signora alla quale bisogna fare la corte, ma alla quale bisogna anche portare dei regali di tanto in tanto e trattarla sicuramente molto bene. Ho sempre sognato di avere una Porsche e la mia prima auto doveva essere nera con gli interni in pelle chiari. Eppure quando ho trovato questo modello con il classico argento Porsche mi sono innamorato immediatamente. È un colore che brilla al sole in una maniera molto particolare e anche a livello di manutenzione devo dire non si vede mai lo sporco.
questo modello è molto particolare, presenta delle finiture che non in tutte le Porsche possiamo trovare. È un'importazione germanica e lo si può capire dal logo completamente argentato sul volante. È un'auto che è stata fabbricata nel 97 e importata in Italia nel 2001. Essendo poi una prima versione ed essendo una Porsche, tutto quello che per noi oggi è normale trovare di serie in un'auto, a quel tempo era completamente optional. Chi ha acquistato quest'auto nuova per la prima volta ha preferito scegliere optional come i fari allo xenon, i sedili riscaldabili e il clima automatico, rinunciando così ad esempio al bauletto portaoggetti. Ok, auto sportiva, bella, veloce, ma quando vuoi caricare qualcosa non c'è spazio per niente. E questo è il primo mito da sfatare. Azionando la prima leva si può agire sul baule anteriore, con una capacità di carico davvero incredibile, ci sta comodamente una valigia di quelle grandi. Azionando la seconda leva invece si accede al baule posteriore, anch'esso con un'ottima capienza. All'interno dell'abitacolo non mancano comunque i portaoggetti all'interno del tunnel, nelle portiere e anche dietro i sedili. Queste sono le prese d'aria per il motore centrale. Con il suo spoilerino non bellissimo che si alza da solo sopra i 120 km orari. È un'auto con un motore centrale e lo si sente appena c'è l'inserimento in curva. Praticamente sembra di guidare un go-kart. In ogni curva a qualsiasi velocità l'auto è incollata completamente all'asfalto e questo dà una sensazione di sicurezza impagabile. Questa è la classica auto che si acquista per entrare per la prima volta nel mondo Porsche. Ha un motore che definirei accessibile, non è troppo grosso e anche i costi di manutenzione sono davvero contenuti. Il giorno in cui l'ho acquistata l'ho fatta vedere a un meccanico di fiducia Porsche. L'ha provata, l'ha aperta e mi ha detto l'auto è perfetta, ma devi tenere conto che ha i suoi anni e devi tenerla bene. E significa anche cambiare olio, filtri e tutti i liquidi che servono per una corretta manutenzione. È sicuramente un acquisto che consiglio di fare. A proposito, è in vendita.